un'edizione dell'EICMA molto particolare, questa del 2011, perché le moto più guardate agli stand non sono le solite super sportive, ipersportive, naked, muscolose, ma si parla soprattutto di crossover, ibridi particolari e anche moto come questa KTM Freeride 350, che è un po' a metà strada tra moto alpinismo ed enduro. Di sicuro chi la guarda, chi la sogna, sogna anche ambientazioni particolari, scenari particolari e belli, come ad esempio i boschi, colline e comunque tutto quello che è senso di libertà su due ruote. Pesa soltanto 99,5 kg ed è proposta anche in una versione elettrica. La moto di Matti Goffen è riuscita comunque a calamitare tantissime attenzioni qui allo stand. Saranno le ruote da trial, il telaio misto, tubolare di acciaio e in piastre d'alluminio, oppure il motore, che è quello della 350 AXCF, che in questo caso è stato rivisto ed è potenziato a 24 cavalli. La Freeride, qualcuno lo ricorderà, era stata presentata inizialmente come un concept elettrico e proprio la versione elettrica continua a esistere, però attualmente la più interessante è sicuramente questa. L'arrivo sul mercato della KTM Freeride 350 è previsto per l'inizio dell'anno. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 7.000 euro.